La notizia della positività di due operatori del presidio di Guardia Grele ci ha da subito allarmati. Dopo una prima diffida e la successiva ordinanza con la quale abbiamo chiesto, imposto alla Regione e alla ASL, di consegnare entro 24 ore i tamponi già effettuati su parte del personale e di effettuare i tamponi anche sulla restante parte del personale, quindi non solo medico infermieristico, ma anche tecnico di vigilanza, addetto alle cucine e alle pulizie e a tutti i pazienti, in mancanza di una risposta, mi sono visto costretto questa mattina a depositare un esposto alla Procura della Repubblica. Non avrei mai immaginato di dover ricorrere a questo strumento. Perché in una fase di emergenza come questa ci si aspettano delle risposte, da chi è tenuto a darle. Con molto rammarico, ho preso atto della mancata, risposta alle nostre domande e quindi abbiamo agito di conseguenza. Devo dare atto, di una, telefonata di, un paio di giorni fa, della regione che non è stata affatto rassicuratrice e anzi, si è cercato di giustificare il ritardo con la mancanza di reagenti, cosa che è sicuramente vera, ma è altrettanto vero che sappiamo tutti ormai che in altre strutture è possibile ottenere la restituzione degli esiti dei tamponi in 24 ore al massimo. Ed è questo quello che noi abbiamo chiesto per evitare il pericolo diciamo, di propagazione del virus da parte di chi magari è positivo e per giorni non lo sa. Purtroppo la storia di questi giorni e l'atto che sono stato costretto a fare oggi dimostra ancora una volta non solo, come abbiamo detto già, che la programmazione sanitaria è stata fallimentare, questa ne è una dimostrazione, ma che purtroppo per tutelare questo diritto fondamentale molte volte è necessario ricorrere alla giustizia. Un esposto alla procura non è un trofeo da esibire, ma è solo un atto che viene alla fine di una catena di iniziative che sono rimaste prive di riscontro da parte degli organi regionali e degli organi della ASL.